Quasi 12.000 euro, e questo è il ricavato a favore di Ant Prato e Pistoia della cena di beneficenza di ieri sera al Castello dell'Imperatore. La serata rappresentava l'opening di La Toscana in Bocca, la tre giorni all'insegna della degustazione di prodotti tipici regionali preparati dai migliori chef, pasticceri e bartender del territorio. Quindi ancora grazie, perché senza iniziative come questa, l'assistenza domiciliare a malati oncologici saremmo oggettivamente in difficoltà a farla, e quindi la nostra esistenza di fatto dipende da questa cosa qui, da questi eventi, da queste raccolte fondi e naturalmente dalla vicinanza di tutti i nostri sostenitori, quindi grazie ancora. L'iniziativa promossa da Confcommercio Pistoia e Prato è inserita quest'anno nel programma di eventi di IT Prato, oltre che di Vetrina Toscana, a seguito dell'accordo quadro con il Comune di Prato. Oggi e domani, dalle 19 a mezzanotte, si replica con due serate aperte a tutti, TV Prato e media partner dell'iniziativa. La Toscana in Bocca sbarca a questo punto con la sua formula ordinaria a Prato, lo fa al Castello dell'Imperatore, con 14 aziende, l'eccellenza della ristorazione, della pasticceria, della gelateria, anche del mondo della somministrazione di bevande, quindi bartender dei due territori di Pistoia e di Prato. Lo fa con grande motivazione, determinazione e con una coesione fortissima da parte delle imprese che insieme a noi, all'amministrazione comunale, che ha messo a disposizione il suo progetto, la sua iniziativa IT Prato per sostenerci in questo evento. Si tratta di un numero zero, il contesto del Castello dell'Imperatore è veramente bellissimo, identitario per Prato. Troveremo a 360 gradi una proposta enogastronomica del territorio di Prato e Pistoia, oltre ovviamente ai cocktail, al vino del Carmignano, quindi diciamo tutto quello che rende così importante da un punto di vista enogastronomico la nostra città e il nostro territorio.